Eccoci tornati nuovamente in diretta, ora subito con la pagina della cultura. Per questo motivo siamo in collegamento con Marianna Di Ruvo, vicepresidente Mate e Solisti Lucani, che vedo e ringrazio per essere con noi. Buongiorno Marianna, innanzitutto. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, stasera, domenica 10 novembre, alle ore 20, nella sala Ratzinger della parrocchia Sant'Agnese, nella città di Sassi, si terrà il concerto Tritols a cura del Trio Mate nell'ambito della stagione concertistica 2024 Mate e Solisti Lucani. Marianna, immagino che sia un omaggio ai grandi Beatles. Esatto, oggi vi parlo anche in qualità di musicista, non soltanto come rappresentante dell'associazione Mate, perché sarò anche io protagonista del concerto di stasera, che è appunto un omaggio alla musica dei Beatles, però con tre strumenti classici. Quindi il concerto è nato da un grande rapporto di amicizia tra me, Marco Cornacchia, il presidente dell'associazione, e Anna Maria Lo Signore, altra socia fondatrice di Mate, che avevamo il grande desiderio di suonare insieme, quindi il sax, la viola e il contrabbasso, e abbiamo lanciato a Federico Ferrandina, che è un brillante compositore lucano, che ha già lavorato per altri progetti per noi, abbiamo lanciato questa sfida, quindi reinterpretare la musica dei Beatles conservando il carattere pop, rock, insomma lo spirito della musica che ha appassionato insomma per tanti anni tutti noi, però rivisitando il tutto sotto forma di una scrittura classica per strumenti classici, quindi è diventato un contrappunto di armonie classiche, di insomma di pop, di rock, di tutto ciò che i Beatles poi hanno regalato con la loro musica. Interessante questa combinazione tra sax, viola e contrabbasso che regalerà chiaramente nuove sfumature, comunque creando e dando vita a una sinergia unica. Esatto, come dicevo, c'è di mezzo anche l'amicizia, che poi è uno degli ingredienti principali che mettiamo nella nostra musica e anche nel lavoro della nostra associazione. E ci tengo a dire che questo concerto si terrà nell'Auditorium Ratzinger della parrocchia Sant'Agnese a Matera, e fa parte infatti questo appuntamento della rassegna che stiamo svolgendo nei quartieri della città. Abbiamo infatti accolto un invito da parte del comune di Matera, che insomma nella chiamata alla realizzazione degli eventi ha chiaramente invitato a decentralizzare anche l'offerta, e quindi così è stato. Abbiamo approfittato dei locali delle parrocchie, come quello di stasera, per offrire concerti in tutta la città, quindi quello di stasera è uno di questi, per cui invitiamo tutta la città, in particolare quella della zona della parrocchia Sant'Agnese, a scoprire i Beatles in tre. Sicuramente un appuntamento da non perdere, grazie a Marianna Di Ruvo per il tempo concesso e la disponibilità, e l'appuntamento, ricordiamone, a stasera alle ore 20. Grazie ancora. Grazie a voi.